Ciao ragazzi, volevo fare con voi l'unboxing di questo tester che promette delle buone caratteristiche a poca spesa, costa circa un 50 euro, lo trovate sia da venditori italiani sia da venditori esteri su Amazon, vi lascio il link sotto, ha la proprietà di essere digitale e autosettante. Allora, vediamo un po' che cosa ci arriva. Eccolo qua. Ok, quindi bisogna aprirlo di qua, togliergli la custodia. Nella confezione ci arriva il tester, 6 pile, adesso poi vedremo se bisogna montarle tutte e 6 oppure no, la sonda credo con la termocoppia per misurare la temperatura e le due sonde con i puntalini per fare le misure. No, di pile ne bastano 3, quindi ce ne danno 2 in più, cioè ce ne danno un cambio, diciamo. Quindi adesso le inserisco. Una. Due. E tre. Si è già acceso qualcosa, queste le mettiamo di nuovo nella custodia come ricambio. E chiudiamo. Ed eccoci qua. Ok, togliamo la pellicola di protezione e cerchiamo di capire da dove si accende di qua. Eccolo qua. Wow, un bel display. Ok, quindi lui appena viene acceso inizia a scansionare, a cercare di capire cosa vogliamo fare. Adesso cerchiamo di capire. Apo, di qua c'è scritto, qua c'è il simbolo della torcia, quindi ok, vedete, fa anche luce. Questo lo spegniamo. NCVD. Bene. Partiamo subito da una delle cose più strane che ci sono su questo tester. Ha un sensore qua, ho scritto NCV, non so se lo vedete, che in teoria dovrebbe riuscire a rilevare la tensione senza contatto. Quindi adesso vado a fare una prova vicino a una presa di casa mia e vediamo se la trova. Andiamo qui vicino dove c'è il cibo del gatto. Ecco, lì c'è la presa, proviamo a avvicinarlo. Quindi funziona, saliamo su, qua dietro c'è il cavo che da qualche parte sale, non so se dritto, ecco, qua lo sente, qui c'è l'interruttore, ecco lì. Ok, inseriamo i terminali dei puntalini che hanno il loro tappo. Naturalmente mettiamo comune e il polo positivo. Qua abbiamo un polo per le misurazioni di corrente molto piccole, quindi sui 1000 A, e un polo per le misurazioni di corrente alte come fino a 10 A. Per tutto il resto, in teoria, bisogna usare questi due poli che hanno anche il doppio isolamento, quindi siamo tranquilli. Ritorniamo in auto.
voglio provare a fare una misura. Ora, cosa misuriamo? Cominciamo con una resistenza vecchiotta, ecco. Questa qui dovrebbe essere una resistenza da 50 ohm, giusto? No, 150, marrone, rosso, marrone, verde, marrone, sì. Marrone, verde, marrone. Proviamo a toccare tra loro i puntalini. Tra l'altro hanno questo simpatico cappuccio che possiamo togliere. Quello va bene. Cominciamo a vedere se c'è continuità. Sì. Ok. Lui torna automaticamente in manuale, in auto, scusate. Adesso ne tocco uno, vediamo cosa succede. Ah. 160, ok, ci sta. Proviamo un'altra, tra l'altro si sentono dei tic-tic come se ci fossero dei relay proprio che si staccano all'interno. Questo è 151, questo è 153, sì, ok, ci siamo. Quindi le resistenze direi che le misuriamo. Questa è una candela di un diesel, non ho idea se sia buona o no. Facciamo una prova. Candeletta di un motore diesel di altri tempi. Proviamo a misurare un diodo. Misuriamo un classico diodo 1N4007, il classico. Classico. Allora, proviamo incomincia a misurarlo nel senso giusto. Ci dice che ha una resistenza di 1,4 mega ohm. Proviamo a invertire. Direi che questo diodo è andato, cosa anche probabile, a parte che in realtà lui non sta andando sul diodo. Proviamo a farglielo andare noi a manina. Sel. No. Adesso è su diodo. Così è al contrario e quindi non va. Così è polarizzato giusto, ok, ci siamo, 0,6, mi piace. Proviamo un altro per curiosità, questo è un diodo grosso, un IN5401. Proviamo di nuovo, prima al contrario. Ok, non va, è in senso giusto. Ok, 0,5 di polarizzazione, ci sta. Ok, quindi il diodo in realtà non bisogna metterlo in automatico, ma deve lui sistemarselo, cioè bisogna andare a metterlo a manina, se no non va. Proviamo a questo punto anche una capacità, non ho idea se riusciamo a misurarla. Questo è un 10 microfarad, non so fino a quanto arriva. Proviamo a... Allora, lo rimettiamo quindi in manuale. Cioè in auto, scusate, ecco. Ah no, in auto però viaggia solo su quei tre lì, quindi bisogna andarci a mano. Capacità, così, ok. Capacità, rispettiamo la polarità, quindi questo è il negativo. E vediamo che cosa succede. Ah, questo è... Ah, forse però misura, ah no, no, ce la fa, 10, 10 micro, sì, ha cambiato l'unità di misura, 10 microfarad. Quindi,
Bene, può anche essere usato per testare i condensatori che siano a posto, perché a volte non si sa come fare. Ah, questo è piccolino, dovrebbe essere un 100 nano questo. Dovrebbe, ciao, 100 nano non c'è più. Un 0,3 nano, un micro. Potrebbe anche essere, attenzione. C'è un 100, ma... grande. Questo è grande, non so se ce la fa, misurarlo. E lui deve provare a caricare e scaricare. 700, è giusto, 600 micro, 680, quindi ci sta. Ci sta questo. Questo è un micro, vediamo, 914 nano, anche lui direi che ci siamo. Bene, funziona, ragazzi, quindi sono contento. Bene, adesso devo ancora imparare poi un po' a usarlo e se ci saranno degli aggiornamenti ve lo dico. Sicuramente è un tester interessante per cosa costa, quindi beh, logicamente produzione cinese. Allora, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!